A io e te, Nicola Carraro. Che bel filmato, Diana. Ma quelle filmati del dottor Sanchenko, da dove li avete tirati fuori? Insomma, ci lavoriamo. È vero, roba seria, eh. Grazie per aver accettato. Amore, grazie a te, è stato... Sono onorato perché io devo dire la verità, lo voglio dire al pubblico, io 5 anni fa ricevo da parte di Nicola, con una dedica che tengo per me, questo libro, Rizzoli, la vera storia di una grande famiglia italiana, che Nicola Carraro ha scritto insieme ad Alberto Rizzoli. Leggo con attenzione questo libro e gli mando un messaggio qualche mese dopo per dirgli: ci sarà occasione per parlarne pubblicamente. Sono passati 5 anni ed eccoci qui. Vabbè, ma che meraviglia, dai. Sai perché? Quell'Italia di mio nonno e quella Milano dei Pirelli, dei Falck, dei Mondadori, dei Rizzoli, del Borghi, anche se era varese, quella non esiste più, non c'è più. È subentrato tutta un'altra Italia. Non dico che quella era meglio, anzi lo dico, ma però insomma tutto sommato, hai capito? E quel periodo è stato un periodo meraviglioso, incredibile. Vabbè, l'Italia del boom, tutto quanto, hai capito? Dopo la guerra, però c'era una voglia di lavorare, di vivere, di idee, la musica, il cinema, l'editoria, cioè, rispetto ad oggi. Tu mi hai raccontato più volte in privato a casa tua e di Mara l'esperienza di quegli anni. La cosa che più mi colpisce è che qualche anno fa, prima che se ne andasse, ricevo una telefonata di Enzo Biagi che mi dice: ho letto una sua intervista sul settimanale A, mi piacerebbe intervistarla per Rotocalco Televisivo, che era un programma, l'ultimo programma che Biagi ha condotto per Rai 3. Io non ci volevo credere che Biagi volesse intervistarmi, quindi presi un trenino e andai a Milano, pensando che l'indirizzo che mi era stato dato fosse uno studio televisivo dove registrare il programma. Scopro che l'indirizzo era casa di Enzo Biagi, perché Enzo Biagi non stava bene in quel periodo, ma continuava imperterrito il suo lavoro. E ho conosciuto un gentiluomo, una persona dolcissima. Ma la cosa, questa premessa serve, perché non ho avuto modo di frequentarlo, di diventargli amico e neanche di lavorarci insieme per un motivo anagrafico. Però voglio chiedere a te, tu sei stato l'assistente di Enzo Biagi. Per cinque anni. Mi racconti che significa essere l'assistente di un uomo in quegli anni che era considerato tra i pochi giornalisti a fare giornalismo popolare? Dunque, la cosa incredibile è che io ero un ragazzino, cioè avevo 23-24 anni, e a un certo punto la mia azienda ha fatto prima le rotative, poi siamo andati alla distribuzione, poi alla pubblicità, eccetera, eccetera. A un certo punto mio nonno mi chiama e dice: da domani lavori con questo signore. Tuo nonno, che ricordiamo essere... Angelo Rizzoli, il Comenda, un grande. Stiamo parlando del numero uno dell'editoria italiana. Uno che da Martinit, quindi da orfano, ha creato un impero. Senza aiuti, senza politica, senza colo, cioè... Altri mondi. Ma con la creatività. Con la creatività, altri col lavoro. Col lavoro. Un lavoro, lui non credo che sia mai andato in vacanza. Sì, quando faceva il produttore ogni tanto, ma già a 70 anni forse ha fatto la prima vacanza, hai capito? E Biagi mi guarda, posso fare che era severo ma bonario emiliano, hai capito? E mi dice: lei quanti libri ha letto? E mi fa... faccio l'elenco dei libri che ho letto, diciamo, ne do altri 10 da leggere, dice, e ci vediamo fra 4 giorni. Cagato, 4 giorni, 10 libri, vabbè. E dopodiché mi dice: allora noi da adesso... Lui faceva il Rizzoli faceva il direttore editoriale, ed era una figura allora molto controversa, perché stava sopra i direttori, ma sai che ai direttori non puoi dire assolutamente niente. Ha una sua autonomia. Quindi, insomma, era una figura delicata. Diciamo. Era delicata. Io mi muovevo molto più a mio agio, perché essendo il nipote dell'editore, eccetera, eccetera, quindi riuscivo anche a smussare qualche problemino che si creava. E lui mi dice: guarda, noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo avere un'idea al giorno. Va bene, adesso ti insegno io come ci fa avere un'idea al giorno. E lì, devo dirti, siamo stati... Io ho lavorato con Enzo in un modo fantastico. Era un uomo meraviglioso. 100.000 idee. Sai che ho fatto anche l'autore televisivo con lui, in una trasmissione, Dicono di lei. Noi lavoravamo ai Rizzoli fino alle 8 di sera. Alle 8 e un quarto andavamo in Rai e facevamo questa trasmissione. Dicono... Rai di Milano? Rai di Milano. Era già Corso Sempione? Era già Corso Sempione. Dicono di lei.
in cui abbiamo intervistato qualsiasi persona, da cui Gianni Ma Morandi. Sono curioso di chiederti questo. Nei confronti di un nipote di, i dipendenti e i collaboratori della Rizzoli e del Corriere, che atteggiamento avevano nei tuoi confronti? Ma guarda, io posso parlare della Rizzoli, io al Corriere sono stato solamente 5-6 mesi. E... in Rizzoli? E... ma devo dirti la verità, è questione di carattere. Io mi sono sempre fatto ben volere da tutti. Io ero amico di tutti. Poi tieni presente, io ho portato avanti una serie di direttori giovani, Mosca, Occhi Pinti, e quindi eravamo quasi coetanei, capito? Quello per quello riguarda i giornalisti. Poi uscivamo alla sera, andavamo in giro d'estate. Ma il modello non si deve a te, il modello, diciamo, di impaginazione e anche di scelta di Novella 2000? Sì. Poi voglio dirlo al pubblico, Novella 2000, che è un settimanale che è ancora in circolazione ma che ha una grandissima storia, beh, insomma è stato il primo settimanale popolare quando il gossip era raccontato senza che si pagassero i servizi a tavolino, no. Cioè quando il gossip era un genere giornalistico fatto, diciamo, in buona fede. E dunque, allora, devi sapere, in quel momento c'era un giornale che era Stop, bianco e nero, che improvvisamente è arrivato addirittura... Oh, parliamo, allora, le coppie dei giornali erano... parliamo di... quante se ne vendevano? Allora, di... oggi un milione, al miei tempi, un milione e cento, Sorrisi 1.800.000, 200 quando c'era il Festival di Sanremo, Annabella 500.000, Novella 250, l'Europeo 185. Molti di questi giornali non esistono neanche più, perché i settimanali sono morti. Novella 2000, allora Biagi ed io cominciamo a guardare questo Stop e vedevamo che le vendite, sai come l'audit, guardavamo ogni giorno le vendite di questo settimanale, che continuava a aumentare. E Novella era il giornale, il primo giornale con cui il Comenda, il nonno, aveva fatto i soldi veri. Solo che era un giornale prima di Novelle, Gasperini, Liala, hai capito, tutto quel mondo lì. Poi nel dopoguerra, Maglia, Uncinetto. Sai, travolgerlo, non avevamo neanche il coraggio, perché poi per il nonno era intoccabile, come se fosse, capito, era un suo pupillo. E Festival di Sanremo, mi ricordo alle 6 del mattino, sono al telefono, Biagi. Dice: Nicola, il nonno è, mi ricordo più, a ritirare l'Oscar per un film di Fellini, hai capito? Tuo zio è accompagnato il nonno, tuo padre non c'è, quindi il primo in grado sei tu. E dice: che facciamo? È morto Tenco, io suggerirei di fare Novella 2000, bianco e nero, e usciamo. Occasione migliore non c'è. E dico: mi vuoi fare ammazzare quando tornano? Cioè, guarda, hai 3 minuti di tempo per decidere. Quindi tu hai deciso da solo? A quel punto ho detto: perché Dio me la mandi buona, guarda, perché ero veramente spaventato. Usciamo, un successo pazzesco, hai capito? E la cosa bella, perché questa era la mentalità di Rizzoli, quando tornarono tutti i grandi capi, a me nessuno disse bravo. Un classico dell'orrore, capito? Senti Nicola, ma la cosa che mi ha colpito della tua storia, in parte è raccontata in questo libro, in parte me l'hai raccontata in privato, è che tu a un certo punto capisci che il tuo talento non è solamente legato, diciamo, all'educazione familiare, quindi all'editoria, ma può essere applicato anche nel cinema. Ti trasferisci in Roma, fai un incontro decisivo nella tua vita professionale con Franco Cristaldi. Devi sapere che sempre ai tempi della Rizzoli io feci il famoso scoop del figlio della cardinale, che poi era lei lo spacciava per il fratello e invece era il figlio. Scoop che fece Maier, che poi diventò Sandro Maier, che voglio dire a tutti e a chi non lo dovesse ricordare, purtroppo se n'è andato un anno e mezzo fa. Sandro Maier è stato il più grande direttore di settimanali italiani, un grande. E metto insieme anche Umberto Brindani, che è l'attuale direttore di Oggi, cioè c'è una generazione di gentiluomini. Lì c'era, non dimentichiamo Occhi Pinti è stato Mosca, Occhi Pinti l'hai scoperto tu. Sì, ma tutti, anche Maier, cioè erano tutti ragazzi della Rizzoli, della mia generazione, hai capito? Era un gruppo di giovani che avevamo formato alla grandissima. Vabbè, insomma, morale, mi chiama e mi racconta: guarda che ho trovato il certificato di Cristaldi, del figlio, loro lo spacciano per fratello invece il figlio, eccetera, eccetera. Io che conoscevo Cristaldi, perché ero andato a un paio di feste a casa sua a Roma,
prendo, hai capito, e vado lì e dice, guarda Franco, ti dovrei parlare, mi presento e dico, scusami, sai, ma io abbiamo questa roba, io domani sono obbligato a pubblicarla, non chiedermi di non pubblicarla perché siamo amici, ma non lo posso fare. Però se tu vuoi... Vecchia volpe, se tu vuoi facciamo, troviamo un altro modo, mi dai la cardinale, io la metto a casa di Biagi, accordo, la proteggiamo da tutto e facciamo le esclusive per tutti i nostri giornali. E così abbiamo fatto. E tu poi da lì cominci una carriera come produttore cinematografico poi che ti porta ad avere tanti riconoscimenti. Sì, io devo dirti la verità, io dopo un po', dopo la Rizzoli divento presidente della Sperling, facevo un po' fatica coi libri, non perché non mi piacesse il lavoro, ma perché mentre coi giornali tu hai i risultati immediati, come, certo, come l'audit alla mattina, i giornali, sai, e i libri, sai, forse fra un anno, come forse fra un anno, ma che stai a dire? Fra un anno, hai capito? E quindi era difficilissimo anche scegliere, dirigersi, hai capito? Io gli feci un bel colpetto perché pagavamo delle cifre assurde gli scrittori americani, anche se la Sperling, per i diritti. King, per i diritti. E dico, ma è possibile che non riusciamo a fare noi un polpettone, scusami il termine, come quelli americani, Barbara Steele, eccetera, eccetera? E io dissi al mio socio di allora, che si chiama Ciuffo Barbieri, dico, guarda Ciuffo, io c'ho una che faceva la sceneggiatrice di fotoromanzi di sogno, che si chiama Bice Casati. E beh... Morale, le abbiamo fatto fare questa roba, Anna dagli occhi verdi, che poi era la storia della Bonomi, e Sveva Casati Modigliani, abbiamo cambiato il nome, l'ha fatto finta che fosse una mezza nobile, successo di proporzioni. Ma la forza tua, ma lei veniva dai fotoromanzi. Ma la forza tua, io l'ho capito, guarda, parlandoti e conoscendoti in questi anni, che tu sei stato un grande amplificatore del talento degli altri. Non so se poi sono stati riconoscenti con te. Quasi tutti? Quasi tutti. Sì, sì. Ma intanto, dopo la Sperling Kupfer, questo signore qui viene a Roma, si mette a produrre. E sono successi. Ve ne faccio vedere uno prodotto da questo signore. Era il 1982. Il mio fratello invece suona. Lo so. Coraggio. Come coraggio? Scappavo di casa. Ma quello? Che la fa? Oh. Ok, scemo. Oh. Oh. Fermala! Oh. Fermatela! Fermatela! Perché sono scemi questi due? Fermi! 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 Non trovate, no, che la si sta per ammazzare? Ma come chi? Chi? Lei? Lei? Come chi? Lei? A quando? Domani, qua. Ma guarda. Cazzo. Senti una cosa. Sta zitta. Chiamo un coso, forza. Non c'è un coso, come si chiamano cosi? Chiamo un coso. Quei cosi, come si chiamano cosi? Un coso lì. Un coso come ti pare, ma chiamo un coso, forza. Perché sei ancora lì? Ma sta qui, tu vedi che la sta compiata così. E tu sei detto, sei che tu sta così. E che tu sta così? Molla lì e capo la donna, no? Allora, attenzione, 1982, Ovest di Paperino, di e con Alessandro Benvenuti. Avete riconosciuto un giovanissimo Francesco Nuti e una giovanissima Tina Cenci. Come l'hai messo su sto film? Allora, io vengo dal successo del giorno di Nichetti, perché la mia grande carriera parte da Nichetti. Film muto, traversie per riuscire a produrlo che non puoi neanche avere l'idea. Ma per dirti, per farti capire come il cinema è una roulette vera. Io con Nichetti vendo all'estero per 2,5 miliardi di allora, quando un film italiano di solito vendeva per 70 milioni. Perché questo? Perché era un film muto, io l'ho veduto anche in Thailandia. Detto, per dirti, quando ho detto voglio fare un film muto, mi hanno guardato come un demente. Ci ho detto, capisci, a questi punti decido di prendere una linea giovane e quindi mi imbatto nei Giancattivi. I Giancattivi avevano un talento straordinario, il film era molto bello, pensa che l'ho rivisto recentemente e avanti. Cioè, mentre è ancora adesso è avanti, hai capito? Cioè, è un film... E allora era talmente avanti che non come, è che ha avuto... Come venne preso? Allora, successo clamoroso in Toscana. Finito. Ma talmente clamoroso che noi abbiamo coperto i costi del film solo in Toscana. Ma la cosa che mi ha colpito è che l'anno dopo questo film del 1982 di e con Alessandro Benvenuti, tu, ma proprio tu, scopri un talento molto popolare, che poi è diventato molto popolare soprattutto in TV. Ti faccio vedere una foto, lo dico alla regia, è la foto numero 9. Ero morto. Fate vedere. Allora,
Chi c'è in questa foto, Nicola? Lui c'è Ron Moss, che è conosciuto come Ridge di Beautiful. Beautiful. Allora, sai che noi siamo concorrenti a Beautiful? Ah sì, ancora, vediamo che Beautiful è ancora in onda. C'è ancora dall'altra parte. Ma non c'è più Ron Moss. Non so se no. Ron Moss non credo. No, Ron Moss non c'è più. Però me lo ricordo, Ridge. Allora, facciamo questo film con Giacomo Battiato, I Paladini. Andiamo a Los Angeles, facciamo il casting. E allora ero in una casa di un mio amico, sai, lì a Los Angeles tutti avevano una piscina meravigliosa, case pazzesche, eccetera, eccetera. Io ero a casa di questo ospite, di questo mio amico, e arrivano tutti i vari attori, capisci? Ne vediamo 100, 150 al giorno, una roba. E vedo entrare questo personaggio. Mi ha colpito, ho detto, cavolo. Anche se giovanissimo, anche se non sa recitare, dico, guarda, non me ne frega niente, pigliamolo lo stesso. L'hai capito subito? Subito. Sai una cosa? E siamo diventati amici, poi cosa? Non da quant'è che non lo vedi? No, l'ho visto recentemente, perché io so canta, e siamo andati con Mara... A una band, è vero? A una band, siamo andati con Mara a fare una serata a Tolentino, e c'era anche Ron. Lo sai che Ron Moss, ieri, quando ha saputo che tu saresti venuto ospite di Io e Te, ti ha voluto mandare questo videomessaggio. No, ci posso credere. Nicola, my sweet dear old friend. It's been 39 years since I was asked to do my first movie, I Paladini. Here in Italy, which you produced, 3.5 months we spent in Sicilia and Roma. That was so much fun, it was just amazing. We have seen each other through many life transitions, haven't we? We always kept in touch. I'm very happy now for you and Mara. You are both wonderful, amazing people. It makes me smile every time I see you. I will forever be grateful for your kindness, for your generosity, way back when I was just beginning my career as an actor. You are always in my thoughts, my friend. You're always in my heart. I love you. Ti vuole bene? Beh, sì. Beh, ma lui penso è venuto al matrimonio di mio figlio. Cioè, sai, con gli attori, di solito, nel cinema, è una delle cose che non mi piaceva. È che hai fatto un film. Tu stai un anno assieme, no? Poi non ti vedi più. Proprio scompari. Questo avviene anche un po' nei programmi televisivi. È molto disumano, eh? Ma io la trovo una cosa... Ma come? Cazzo, assieme un anno, ci siamo fatti un mazzo così per fare un film e dopodiché... Ma a stento ci si saluta, ma che modo di fare è, capito? Infatti, devo dirti la verità, in questi anni aver maturato un rapporto di amicizia con te, grazie a Mara, mi ha permesso di ascoltare in privato, nelle nostre scene, dei racconti di un'Italia che per motivi anagrafici non ho vissuto. Era una grande... E tu saresti impazzito in quell'Italia. Quando la sento raccontare da te... E tra poco la racconterà anche Paolo Mieli, che sarà ospite dopo di te. Devo dire che ha una grandissima nostalgia di un'Italia che non c'è più. C'è più. A me è quello che proprio mi dispiace, che mi cerco perché io sai pubblicamente non mi piace apparire, non sono, lo però, so. Però mi piacerebbe che i giovani, e qui è una bella vetrina, hai capito, cercassero di capire, di studiare, di vedere cosa è stata la nostra Italia. Non possiamo liquidarla così. Non va assolutamente liquidata, anche perché in quel momento l'Italia era l'Italia con la maiuscola. Poi tu sei più coraggioso di me, e lo devo ammettere, perché mentre io ho un'avversione ormai plateale nei confronti dell'era digitale, questo signore qui tutte le mattine si sveglia e propone al popolo dei social una conversazione su temi sentimentali e non solo. E devo dire che la pazienza con cui risponde e dialoga con i suoi follower, francamente, la rispetto non poco. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità. Ancora benvenuti a Io e Te, un dialogo con Nicola Carraro, ex produttore cinematografico, ex editore, attuale marito di Mara Venier, anche se è più comunemente conosciuto proprio così. Ma devo dire che Mara ogni domenica conduce il programma più seguito di questa rete, che è Domenica In, ha finito domenica scorsa, se non sbaglio, l'ultima puntata, era domenica scorsa, no? Tu eri lì. Io ero lì, sì. Sono riuscito a entrare, sai, come marito, per le nuove leggi del Covid. No? Certo. Allora, a Domenica In c'è Stefano Magnanenzi, che è un musicista bravissimo, che ha lavorato per tantissimi anni con Gianni Boncompagni, che ha scritto anche delle canzoni. Bene, Nicola Carraro,
e Stefano si divertono con autironia che raramente ho visto in circolazione in questa era digitale a fare BB e Bibo. Guardate. E mi raccomando, non sporcate, ok? Signor, rapido, rapido, rapido! Guarda che te gioca da golf, eh! Marina, Marina, Marina! Non sporcate! Marina, Marina, Marina! Vamo, vamo, rapido, signor, rapido, rapido, rapido! Che fatica! Mi raccomando, non sporcate! Rapido, rapido, rapido! Mettila a posto bene, mettila a posto bene, ricomincia, se no Mara si arrabbia! Dai, dai, veloce, veloce! Veloce, poi dopo non viene bene! Dai, viene, dai, Mara, non parlare! Vamo, vamo, rapido, signor! Rapido, rapido, rapido! Sono un po' stanchino. Grazie, come siamo andati? Bibi e Bibo, ma questo signore qui tutte le mattine, e io lo so perché mi sveglio alle 5 perché ho la radio alle 6, appena si sveglia, beh, insomma, apparecchia una conversazione pubblica dal titolo Abbracciamoci con le parole. Guardate. Buongiorno amici di Abbracciamoci con le parole. Oggi voglio parlare di poesia. Cosa vi ricordate voi? Io mi ricordo la nebbia, gli irti colli, piovigginando sale, ma sotto il maestrale urla biancheggia il mare. Va alla via del borgo, va a riparire dei tini, va alla spada dei vini, l'amore alla gran gira, su ciampi accesi, lo spiedo scoppiettando, sta il cacciatore fischiando, su ferimi alla stormi d'uccelli neri, come uso di pensieri, nel vespero migrar. Questa me la ricordo. Poi dopo mi ricordo... Che parte? No, sto preparando il video per domani, Mara. Ragazzi, la quarantena fa molto male, mia madre. Lasci che sta recitando delle poesie. Molto male, mamma mia. Benissimo, voglio sapere tutte le vostre poesie, quelle che vi ricordate e quelle che vi piacevano. Bacio a tutti e in alto i cuori. La sensazione che si ha è che la vita insieme a Mara ha reso la tua vita più completa. Beh, assolutamente, e più armonica. Sì. Assolutamente sì, lei è una donna straordinaria, hai capito? Poi l'allegria, infatti vedi questa roba, dei cazzari assoluti. Questa invece nasce, Abbracciamoci con le parole, nasce più seriamente, perché proprio mi ha tenuto compagnia e credo di aver tenuto compagnia a parecchie persone durante la nostra la quarantena. E devo dirti che stiamo scrivendo un libro per la Mondadori. Tu e chi? Io e Donna Mara, all'insaputa uno dell'altra, perché questa è la cosa divertente, proprio che si chiamerà Abbracciamoci con le parole. In aspetta, cui... aspetta, aspetta. Secondo te, sì, a chi devo dare io adesso il buon pomeriggio? Beh, a lei, all'unica. Alla regina della domenica, a Mara Venier. Ciao Mara! Ciao, ma come siete belli insieme, vi ascolterei per ore, è un momento di grande commozione per me vedervi insieme, tu sai perché, Luigi, è bello sentirvi parlare, io spero veramente che anche da casa possano apprezzare questo momento bello, importante, dove parlate di cose importanti, insomma davvero starei le ore ad ascoltare. Poi Nicola ha avuto questa sua vita così, vari momenti, vari passaggi, vite diverse, produttore, editore, poi a 52 anni con la morte sia dei suoi soci, compagni, di Cristaldi e di Ciuffo, appena nominato, con il quale hanno fondato la Sperry & Kuffer. E dallo shock di aver perso i due amici cari, lui ha abbandonato tutto ed è andato a vivere in un'isola sperduta ai Caraibi, aveva 50 anni, non ha più voluto, sì certo se l'è potuto permettere come hai detto tu Luigi, però lui ha lasciato tutti. Quando io l'ho conosciuto, il primo viaggio, ma sai, vive ai Caraibi, quando sono arrivata in questo posto, il primo nostro viaggio, lo conoscevo da pochissimo,
io sono arrivata in questo posto, non c'era niente, ho detto ma questo è matto, io devo scappare subito, perché io ho pensato questo miliardario chissà dove starà, in che posto pazzesco, feste, sai, noi abbiamo una visione caraibica molto romantica e romanzata. Sono arrivata in sto posto, non c'era nessuno. Ho detto ma questo è matto, meglio che fuggo subito da questo qui. E invece sono 20 anni che siamo insieme. Posso farti questa domanda, Mara? Perché siccome molte volte mi sono avvalso, diciamo, del privilegio di chiedere un consiglio privato, professionale, a Nicola Carraro, immagino che avercelo come compagno di vita, anche per te, dal punto di vista proprio professionale, ascoltare la sua opinione su come impaginare, per esempio, Domenica Inn, sia un valore aggiunto, o sbaglio? No, lui mi dà sempre dei... Lui è il saggio della famiglia, tu lo sai. Lui è equilibrato, il saggio, da 20 anni mi sta vicino, mi supporta, mi sopporta. Devo dire che in generale l'ho sempre ascoltato, dei suoi consigli professionali. Lui mi difende a spada tratta anche quando ho torto, ma questo è l'amore e si può perdonare tutto questo. L'unica volta che non l'ho ascoltato, perché lui non voleva assolutamente che io ritornassi a fare Domenica Inn, è stato l'anno scorso, quando io ho accettato di nuovo di rientrare dopo la proposta. Perché non volevi, Nicola? Perché non volevi? Non volevo per un motivo semplicissimo, per lo stress. Mara vive Domenica Inn come se stesse in maniera totalizzante partorendo un figlio, hai capito? Cioè, a me non devi dire niente perché io l'ho copiata anche in questo, capito? Non solo ma lei serie. Se ne stava tranquilla, sì. A Mediaset guadagnava un fracco le soldi, doveva fare l'opinionista, girava la cartellina eccetera, faceva l'opinionista, ma che ti va a imbarcare di nuovo con tutto sto problemone? Perché allora non era prevista che lei poi spaccasse tutto, hai capito? Ma siccome mi è capitato tante volte in questi anni di vedere come lavora Mara, e quando dico che ho fatto copia e incolla, non voglio fare una cosa di piaggeria, è proprio la verità. Io quando ho visto come lei faceva le interviste, due poltrone, intervista spontanea, senza copione, qualche contributo filmato, ho visto come in pagina di settimana in settimana Domenica Inn, ho visto, come dire, la disinvoltura con cui si rivolge ai suoi ospiti e anche il senso di comunità e di amicizia che si respira in quel programma, ho detto, sai che c'è? Lo chiamo io e te, ma in realtà è, come dire... Però guarda, ti posso dire una cosa. Biagi, e torniamo a Biagi. Sì. Gli avevo chiesto, qual è il tuo segreto nelle tue interviste? Io ascolto l'ospite, non ho scaletta, ascolto cosa dice e poi lui mi porta... Io c'ho uno schema preciso nella testa. Ce ne sono due in Italia che fanno così. Sono Maurizio Costanzo e Mara Venier. Su questo non c'è minimo dubbio. E anche te, non vedo punti. Ma io ho copiato. Non vedo Gobbi. Mara, mi dici una cosa, ma questa storia che scrivete un libro l'uno all'insaputa dell'altro, è vera? Sì, è vera, ma è nata 2 settimane fa. Abbiamo avuto un po' Allora, la Mondadori da tanto tempo mi chiede un secondo libro, io ho sempre detto di no, tu sai che io sono anche molto pigra e io, vabbè, basta Domenica Inn come impegno di lavoro. Poi invece devo dirti la verità, che è nato naturalmente, spontaneamente, questo periodo di quarantena, questi mesi così difficili che abbiamo passato e che purtroppo stiamo ancora passando perché non siamo fuori da questa pandemia. Ecco, ci hanno portato ad avere delle riflessioni, delle suggestioni che riguardano anche la nostra vita, la nostra infanzia, quello che siamo stati, i rapporti interpersonali in questi mesi che sono inevitabilmente cambiati, diversi, non potevamo vederci, potevamo soltanto telefonarci o video messaggiarci, per cui naturalmente questo ha portato l'idea di scrivere, no? E da qui, in maniera veramente casuale, nasce questo libro a quattro mani. Cioè, ci darà una mano Azzurra, bravissima Azzurra della Penna. Azzurra della Penna è una bravissima giornalista. Fantastico, brava fantastico. Giornalista di chi? Bravissima. Giornalista di chi? Veramente bravissima. Stiamo andando avanti, ma in maniera autonoma.
nel senso che io faccio il mio e Nicola fa il suo. Poi non lo so cosa ne verrà fuori. Allora, io voglio dire la verità. Non vedo Mara fisicamente da molti mesi. Ci sentiamo, come sapete, tutti i giorni. Giornalmente. Non vedo l'ora di abbracciarti dal vivo. Intanto mi godo tuo marito. Mara, okay. Ti voglio bene. Ciao, grazie. Ti voglio bene, Pigi. Anch'io, tanto, Mara. Mi raccomando. Tanto bene. Segui i miei consigli, Pigi. Sarà fatto, signora Venier. Va bene, allora. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Ciao, Mara. Ciao. Nicola. Io prima di salutarti voglio farti un regalo. Dimmi. Perché il nostro illustratore sì. E disegnatore Lucangelo Bracci, come per tutti i personaggi che vengono a trovarci, vuole omaggiarti di un disegno che ha appunto fatto durante la conversazione insieme. Non è male. Bravo Lucangelo. Allora, prima lo faccio vedere al pubblico a casa, ai telespettatori, alle telespettatrici. Questo è Nicola Carraro. E cosa c'è scritto nella nuvoletta? In effetti, mica male con la pasta e fagioli. Devi tutto a una pasta e fagioli. Beh, è stato molto importante, capito, la pasta e fagioli, perché un giorno stavo discutendo con Jerry Calà, avevo affittato la casa di Marcello Mastroianni, una casa meravigliosa dove vivevo da parecchi anni ormai a Roma, stavo discutendo di un film che dovevamo fare e lui mi dice, sai che ieri sera ho incontrato una donna fantastica che fa una pasta fagioli pazzesca. Siccome mi interessava questa donna pasta fagioli, perché ero donna fantastica, ma poi fare una pasta fagioli, capito? Mi aveva incuriosito l'abbinata. E dice, come si chiama? Mara Venier. Fine. Cos'è che anch'io una donna fantastica? Passano 20 anni, hai capito? Io ho una donna fantastica, non nella mia vita privata, come sai, ma nella mia vita televisiva, e te la voglio far salutare perché sta mettendo all'interno di questo programma un qualcosa che nella TV del pomeriggio non si è mai visto, cioè sta raccontando la lirica agli italiani. Ti presento la signora Katia Ricciarelli, che conosci bene. Katia, un mito, una leggenda. Nicola, ti voglio bene, salutami. Io anche, amore, ti seguo, vi seguo sempre. Salutami. Bellissima l'idea. Grazie. Di questa roba della musica, è fantastica questa. Grazie, rubrica Nicola. Che hai fatto. Ma abbiamo collaborato tutti con grande passione. Proprio bene, anche Santino, è nato una star, è creato una star. La cartolina divina è una cosa. Guarda, no? Guarda che Mara, vabbè, con Katia, sono amiche fraterne, eccetera. Ma quando vede Santino dice, però. Tra l'altro devo dire la verità, quando il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha proposto l'idea di Katia Ricciarelli, e io gli ho detto, ma è un'idea meravigliosa, sarei onorato, la prima persona a cui ho chiesto un consiglio è stata Mara, certo. Che mi ha detto, ma stai scherzando, amò? Ma pigliala subito, è un'amica mia. E quindi, voglio dire, abbiamo fatto tutto in casa. Katia, veramente è un onore. Grazie, grazie. Nicola, ti prego di abbracciare per me Mara. Assolutamente. E poi ricordati che a Ferragosto sarò da voi. Va bene, amore mio. Ma dove, scusa? Andiamo a Forte dei Mari. E tu vai? Ci troveremo, faremo delle cose. Ma te sei organizzata? Fine settimana vado, fine settimana. Hai capito Katia come sei organizzata? Ma Katia è una grande. Non mi hai adesso, niente. Se no diventa lunga, ma ci sono dovrei dei racconti anche su Katia, ma vabbè. Allora, guarda Nicola, la prossima volta. Grazie di cuore a Nicola Carraro. Grazie a voi. E adesso.